Abbiamo vissuto una settimana di fuoco, la settimana più importante per i mercati. Sono usciti un sacco di dati, i presidenti delle banche centrali hanno parlato e i mercati sono crollati. Cerchiamo di capire cosa è accaduto e cosa potrà accadere nelle prossime settimane. Prima di commentare tutto quanto quello che è accaduto, vi voglio ricordare nel video di oggi che per le prossime 2 settimane non usciranno video sul canale perché sto preparando un corso gratuito di trading online per chi parte da zero. Lo caricherò qui sul canale YouTube, sarà un corso tra le 3 e le 4 ore, quindi un corso bello corposo, quindi tenetevi pronti che i primi di gennaio esce questo bel corso, spero possa esservi utile. Detto questo, partiamo con quanto accaduto settimana scorsa. Martedì i mercati carichi, esce l'inflazione 7.1, tutti festeggiano e vai 7.1, il Nasdaq in un minuto ha fatto un più 4,5%, follia. Poi dopo si torna alla realtà. I mercati ricominciano un po' a scendere e aspettano le parole di Powell che avrebbe parlato il mercoledì sera. Mercoledì sera parla Powell. E Powell fa capire di non essere così buono verso i mercati, di non essere così buono verso l'economia, perché dice: continueremo ad alzare i tassi di interesse. Abbiamo bisogno di continuare ad alzare i tassi di interesse, l'inflazione è ancora troppo alta, il mercato del lavoro è ancora troppo forte, continueremo per la nostra strada. Prenderemo le decisioni in base ai dati che usciranno, ma continueremo a pestare sull'acceleratore dei tassi di interesse. I mercati qua iniziano un po' a scendere perché capiscono che la situazione non è così piacevole. Giovedì, decisione tassi di interesse in Europa. La Lagarde si mette ai microfoni e dice: siamo indietro, dobbiamo continuare ad alzare i tassi, ci saranno ancora degli aumenti dei tassi di interesse, l'inflazione è ancora troppo alta. Insomma, ripete pappardella quello che ha detto Powell. Anche qui abbiamo una Lagarde adesso aggressiva che alza i tassi di interesse. Cosa succede i mercati? I mercati ricominciano a buttare giù. Nel mentre escono altri dati, escono i dati sulle spese dei consumatori in America, che nel mese di novembre sono calate molto. Certo, l'inflazione è calata così tanto, vuol dire che la gente ha iniziato a spendere meno. E pensate che il mese di novembre, che c'è il Black Friday, solitamente la gente inizia a buttare soldi dappertutto perché ci sono gli sconti, quest'anno in America ha speso poco. E cosa vuol dire che ha speso poco? Vuol dire che sta iniziando a tenersi i soldi da parte. Perché? Perché gli americani non hanno più risparmi sui loro conti. Abbiamo visto il grafico qualche settimana fa. Poi, l'utilizzo delle carte di credito ai massimi storici, mai usate così tanto. Cosa vuol dire? Che gli americani sono in difficoltà e adesso iniziano a smettere di spendere. Perché? Perché iniziano i licenziamenti. E se tu non hai soldi sui conti corrente, usi la carta di credito perché ti vai a indebitare. E poi dopo cosa succede? Succede che ti lasciano a casa da lavoro. Detto tra noi, sei nella merda. Perché non hai più soldi. Ora, questo è quello che sta succedendo adesso in America. Io ho un paio di amici in America alla mia età, 25-26 anni, e mi dicono che effettivamente là i licenziamenti si iniziano a vedere. Iniziano ad esserci tanti licenziamenti, loro non avevano mai visto un lavoro del genere, cioè così tanta gente che inizia a rimanere a casa da lavoro e che inizia a essere preoccupata. Cosa significa? Significa che l'economia americana sta entrando in una recessione, e in una recessione a quanto pare non proprio di quelle piacevoli. In tutto questo cosa ci aggiungiamo? Ci aggiungiamo che siamo solo all'inizio, perché non abbiamo ancora visto la disoccupazione aumentare di tanto. Powell la vuole al 4.5%, attualmente è al 3.7%. E poi cos'altro non abbiamo ancora visto? Non abbiamo ancora visto i fatturati e gli utili delle aziende andare a comprimersi in maniera vistosa. Non l'abbiamo ancora visto. Sì, c'è stato qualche calo degli utili e dei fatturati, qualche ribasso un po' importante, ma non abbiamo ancora visto aziende chiudere, aziende essere vicine al fallimento. Siamo ancora abbastanza lontani e l'inflazione è ancora alta, con una banca centrale, sia europea che americana, che continua a essere aggressiva sui tassi, perché non può fare altrimenti. Detto questo, adesso sui mercati iniziano 2 settimane abbastanza tranquille,
Perché? Perché ci sono le vacanze di Natale in mezzo, i grandi fondi non investiranno, hanno già chiuso, sono già in belle vacanze, quindi ci saranno movimenti, sì, molto aggressivi, non penso. Per quanto riguarda i dati di questa settimana, non usciranno dati particolarmente importanti, qualche dato su il mercato immobiliare americano, ma niente di più. Quindi ci aspettiamo 2 settimane tranquille e poi nell'anno nuovo si ricomincia belli cattivi e aggressivi sul mercato. Detto questo, adesso ci spostiamo a grafico e cerchiamo un po' di capire come si sono comportati i principali strumenti finanziari con tutte le notizie che sono uscite. Eccoci qui, partiamo con l'S&P 500, commentiamo subito. Qui il mercato, partiamo da lunedì, il mercato inizia a caricarsi, guardate bene, lunedì il mercato si carica. Martedì esplode su con la notizia e vai, l'inflazione è calata, però una volta calata cosa facciamo? Niente, è calata, punto. Cioè ok, l'inflazione sta calando, cosa vuol dire? Che la gente consuma meno, spende meno. E qua i mercati iniziano a dire però forse questo rialzo inizia a essere un problema, perché finora le brutte notizie per i mercati sono state belle notizie e le belle notizie sono state brutte notizie. E qua però adesso forse sta iniziando a tornare alla normalità, perché poi inizia a parlare Powell nella giornata di mercoledì, mercato comunque indeciso, volatile ma indeciso. Poi tra giovedì e venerdì il mercato capisce che da adesso in poi le brutte notizie per l'economia saranno brutte notizie per i mercati, perché vuol dire che la gente non consuma, che le aziende produrranno meno, che aumenteranno i licenziamenti, e qua inizierà a crearsi un bel circolo vizioso. Livelli tecnici interessanti secondo me per quanto riguarda l'S&P 500, aspettarsi nelle prossime settimane un ritorno sui minimi in area 3500 è a mio parere molto molto plausibile. Altri livelli chiave nel mentre dell'S&P 500 sono 3700, zona interessante, e l'ultimo livello chiave è questo qui, che è la zona di 3800 più o meno. Queste qui sono le tre aree di attenzione, ma aspetto che a 3800 si arrivi serenamente, potrebbe rompere, arrivare fino a 3700, un ritorno in area 3500 è più che plausibile per l'S&P 500. Eventuale rottura viene sempre la nostra area che abbiamo tenuto monitorato oramai da settimane tra 3004 e 3002. Questa qui è l'area dove mi aspetto che finirà il bear market, 3004-3002. Nasdaq si muove speculare all'S&P 500, il Nasdaq vediamo che i rialzi sono inferiori, perché? Perché ci sono le aziende tech che i tassi li sentono molto più delle altre. Nasdaq, dove me lo aspetto? Zone chiave, qua segno anche una linea orizzontale che facciamo prima, guardate. Minimi in area 10.007, molto plausibili, altra zona interessante per il Nasdaq dove potrebbe arrivare a breve è la zona di 11.000 più o meno, vedete quante volte qua il mercato ha reagito a questa zona di 11.000. se rompe 10.007 il Nasdaq, dove lo aspetto di vedere e dove mi aspetto che sarà la fine del bear market per il nostro indice qua, 9.006, questa qui è l'area che io tengo monitorata. Detto questo, spostiamoci adesso in Europa, andiamo a vedere come ha reagito il FTSE MIB. FTSE MIB qua vediamo, reazione molto molto forte sull'area di resistenza che aveva evidenziato, spinto verso il basso, butta giù. Dove mi aspetto di rivedere il FTSE MIB? Qui, quest'area qui, ecco, tra i 23.000 e i 22.008, ma aspetto che torni qua nelle prossime settimane. DAX, cosa dicevamo sul DAX? Lo dicevamo già da un po', guardate che si sta caricando, l'ha già fatto di arrivare in area 14.500 e poi tornare giù forte, infatti torna in area 14.500 e ributta giù forte, chiaramente aiutato dalle notizie. Dove potrebbe arrivare il DAX? Zone chiave, allora sicuramente questa zona qui me la posso aspettare, zona di 13.500, questa qui è una zona molto importante per il DAX, perché vediamo che qui ha reagito con forza in passato. Altre zone interessanti dove si vedono già delle reazioni del prezzo è quest'area qui in area 13.750. Questi sono i livelli che terrei monitorato per il DAX. Passando ora al Forex, cosa succede? Succede che l'indice del dollaro americano si riprende, perché? Perché il dollaro americano fa da bene rifugio, si capisce che le cose vanno abbastanza male e allora il dollaro americano si riprende con forza. Mi hanno detto, questa discesa è stata molto molto impulsiva, il dollaro americano si riprenderà se i dati macro non saranno positivi e le banche centrali saranno ancora aggressive, ed è quello che è successo.
Dove possiamo rivederlo? L'indice del dollaro americano. Sicuramente l'area di 105,50 è un'area che a me piace molto. Vedete quante volte il prezzo ha reagito in questa zona. Dopodiché, altre zone chiave per l'indice del dollaro americano sono 107 e l'ultima, nel caso dovesse arrivarci prima che ci rivediamo con gli aggiornamenti settimanali, è 108. Queste sono le zone di interesse per l'indice del dollaro americano. Area 108 su me ci potrebbe tranquillamente arrivare nelle prossime sedute. BTC, ora spendiamo proprio due paroline. BTC reagisce con forza, arriva a toccare, guardate l'area che aveva iniziato a toccare a pelo, ributta giù forte. Dove mi aspetto che potrebbe arrivare BTC? Beh, tranquillamente zona 16.000 e poi dopo, come sempre, livelli che già teniamo monitorati da settimane, 14.000 e poi 12.000. Il discorso è sempre quello, non cambia. Stiamo andando in recessione. Il mercato inizia a capire che adesso le brutte notizie sono brutte notizie, non sono più belle notizie. Cioè, prima mi venne la follia che le brutte notizie erano belle notizie. No, ora le brutte notizie inizieranno a essere brutte notizie. Se la gente spende poco è un problema, non è più una cosa bella. Perché? Perché le aziende non faranno utili, non faranno fatturato, non potranno pagare i dipendenti e li licenzieranno. Questo è quello che succederà. Quindi, attenzione a come ci si muove. Non è ancora, a mio parere, il momento di comprare. Il bottom di mercato, a mio parere, non è ancora stato raggiunto. In particolare sul Nasdaq e l'S&P 500. Massima attenzione, teniamo monitorato i mercati, godiamoci adesso queste vacanze di Natale che per due settimane stiamo almeno un po' tranquilli, salvo colpi di scena, e poi dopo riprendiamo a investire ma con massima attenzione, perché i mercati e l'economia sono ancora in crisi e ci si aspetta un 2023 molto molto incerto. Detto questo, io vi ringrazio per la visualizzazione, spero che il video vi sia stato utile. Se lo è stato, nuovamente un bel like di supporto e noi ci vediamo i primi giorni del 2023 per il corso di trading online gratuito proprio qui sul canale.